Ammonterebbe a circa 200 milioni di euro la somma ricavata dallo spaccio di sostanze stupefacenti messe in atto da un gruppo di presunti narcotrafficanti in mezza Italia. 10 le persone indagate, tra le quali una domiciliata a Osio Sotto. L'operazione è stata portata a compimento dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano, che hanno eseguito provvedimenti nelle province di Milano, Bergamo, Pavia, Pesaro, Ascoli Piceno, Brindisi e Bari. Dalle indagini è emerso che il denaro frutto dell'attività di spaccio veniva periodicamente ritirato da un membro dell'organizzazione che, tramite dei cittadini cinesi compiacenti e coindagati, lo nascondeva all'interno di bagagli trasportati in aereo ad Hong Kong. Dopodiché, avvalendosi di trasferimenti bancari, le ingenti somme giungevano in Marocco. Qui il denaro veniva ripulito e reinvestito in attività commerciali apparentemente lecite, prevalentemente nel settore dell'abbigliamento e in altre operazioni finanziarie, per disperderne le tracce oppure per l'acquisto di altre sostanze stupefacenti. I malviventi, per spostare il denaro, utilizzavano sistemi informatici già noti alle forze dell'ordine. Sequestrati 720 kg di marijuana, hashish, cocaina e altro, oltre a 3.800.000 euro in contanti. La Procura di Milano però stima che nel periodo di monitoraggio il denaro transitato su Hong Kong possa addirittura essere pari a 200 milioni di euro. Questo anche grazie alla complicità di compiacenti agenzie di viaggio che riuscivano ad organizzare anche 3 viaggi settimanali dall'aeroporto di Fiumicino lungo la tratta Roma-Hong Kong, meta finale delle banconote, che una volta consegnate ad un money exchange, il quale si occupava di cambiare la valuta, che attraverso trasferimenti bancari prendeva la via del Marocco per essere poi, come dicevamo, investita in attività illecite o per acquisto di altra droga.